Meet a woman, incontrare una donna per conoscerla meglio. Ciao Susanna. Ciao Serena. Susanna, tu sei un'artista e insegnante di yoga. Sì. Che rapporto hai con il tuo corpo? È un rapporto abbastanza buono, diciamo costruito nel tempo. Abbiamo imparato a conoscerci e ad accettarci il mio corpo. Piano piano è una cosa che si fa col tempo, però sì, adesso collaboriamo abbastanza bene. E si dice che il corpo è come un testo sul quale rimane scritto tutto ciò che noi siamo. Come dovremmo comportarci di conseguenza? È assolutamente vero. Anzi, io di solito mi piace proprio dire che il corpo è una mappa, ci dà una mappatura della nostra storia. Ed è vero, perché tutto quello che accade rimane in qualche maniera cristallizzato all'interno del nostro corpo, nel passato come anche il presente. Continuamente il corpo in effetti ci dà dei segnali di quello che stiamo vivendo e come lo stiamo vivendo. Il problema è che è un linguaggio che abbiamo un po' disimparato, quindi il primo passo penso sia riappropriarci di nuovo di questo linguaggio, imparare a leggere questo testo, perché di fatti ci parla, però non lo sappiamo leggere. Quindi in effetti imparare di nuovo ad ascoltare, a leggere e a capire il linguaggio e poi agire di conseguenza. Perché purtroppo la tendenza che abbiamo è quella di mettere a tacere il corpo. Quindi abbiamo un sintomo, all'istante lo zittiamo e continuiamo ad andare avanti. Quindi ogni tanto forse fermarci, se il sintomo dà fastidio lo possiamo anche mettere da parte, però chiediamoci che cosa che il corpo ci sta chiedendo o ci sta dicendo. E questo è il passaggio che saltiamo e andiamo direttamente al passo successivo. Certo. Oggi le donne sono tutte impegnatissime e quindi spesso vittime dello stress. Come avere cura di sé? Come proteggersi? E torniamo allo stesso discorso, partendo dall'ascolto. Io vedo che questo grande stress che c'è è proprio dovuto al fatto che corriamo continuamente senza fermarci un attimo a sentire se quello che stiamo facendo ci corrisponde, se è realmente quello di cui abbiamo bisogno. Di conseguenza ci troviamo in dei meccanismi talmente schiaccianti e poi lì il livello di stress aumenta. Ed incredibilmente io quello che osservo è che questo livello di stress è più alto nelle persone cosiddette realizzate, quindi in quelle che hanno successo nel lavoro, nel mondo sociale, in tutti gli ambiti. Proprio perché c'è questa tendenza a voler aderire a certi canoni che magari poi vengono dal di fuori, non sono nostri. Di conseguenza questo incastrarci in questi meccanismi che forse non ci appartengono porta poi un rifiuto nel profondo e lo stress poi alla fine nasce da questo. Quindi penso l'ascolto prima di tutto e agire di conseguenza. Quindi ogni tanto provare anche a mettere un po' in dubbio se quello che stiamo facendo è davvero quello che dobbiamo fare. Assolutamente sì. Ma quindi secondo te è meglio fare o pensare, meditare? Qual è la situazione ottimale? È l'azione o la meditazione? Io direi che è l'azione meditata, quindi non solo azione, non solo pensiero e meditazione, perché altrimenti ci tiriamo fuori dal mondo e non lo possiamo fare. Il mondo ci richiede, vuole la nostra presenza e noi dobbiamo esserci nel mondo, attive, pronte. Però meditare prima ci impedisce di entrare in un'azione automatica, compulsiva, per cui ripetiamo semplicemente delle azioni in maniera meccanica, vuote di senso. Il meditare prima ci ritorna ancora, ci riporta a quel discorso dell'ascolto, ci fa capire se l'azione che stiamo per compiere è consapevole, se è ragionata, se porterà un frutto, che frutto porta. E quindi poi l'azione diventa matura. E poi forse anche recuperare un po' la non azione, ogni tanto il non fare, che è una dimensione che un po' si perde, ci sembra strano star lì inattivi, invece ogni tanto fermarsi. L'elogio alla pigrizia. Non alla pigrizia, ma alla lentezza. La lentezza sì, la pigrizia non mi piace, perché si può essere, dicevo maestro, attivamente calmi e calmamente attivi, quindi non è detto che star fermi sia inattività, certo. Ma può produrre molto di più di un'azione continua e ripetuta che però alla fine non produce niente. Certo. E per concludere, essere o apparire? Assolutamente essere, decisamente, perché l'apparire ha il suo tempo. E non è detto che sia l'apparire reale, può essere ancora rispondere a un condizionamento, a un canone imposto dal di fuori, dalla famiglia, dalla società, dal partner, dalla cultura, dall'appartenenza culturale. L'essere, l'essenza è qualcosa che resta, quindi resta nel tempo, quindi coltivare l'essere, e l'essere si manifesta anche nell'apparire. Se c'è un'essenza profonda si manifesta anche fuori, quindi l'apparire e l'essere vanno
di pari passo. Se coltiviamo l'essere, se coltiviamo solo l'apparire, l'essere inaridisce, non va bene. Grazie Susanna. Grazie.